Pescara Abruzzo giovedì il successo al Circus di Cosmogonia, un lavoro complesso, danza, canto, recitazione, al centro un'opera di Mario Schifano, unica nel suo genere, intitolata Cosmo. Mario Schifano com'era? Io posso narrare cosa è stato nel nostro incontro. Una leggerezza positiva. Lui trattava tutto con molta leggerezza. Per leggerezza non ha niente a che vedere con l'approssimazione. Cioè lui, di fronte ad ogni pensiero, ribadiva: ah, si può far così. Ah, si può far così. L'approssimazione, qualcuno ci ha detto: ah, ma questa grande tela ha ancora le tracce del nastro che serviva a tirare la tela. E lui ha detto: ma se uno va a vedere e a cercare il nastro, vuole dire che la tela è brutta. Poi il premio Nord-Sud, nato sulla scia di una intuizione di Willy Brandt a livello europeo e rielaborata così. Il premio Nord-Sud che noi abbiamo concepito privilegia e vuole privilegiare non in antitesi o in alternativa, ma all'integrazione del punto di vista istituzionale delle massime istituzioni democratiche dell'Unione Europea, la necessità del dialogo culturale e scientifico tra il Nord e il Sud. Il premio per le scienze sociali è stato assegnato al politologo indiano Arun Agrawal per i suoi lavori sull'ambiente e il governo della sostenibilità. Quello per la letteratura al tedesco Durs Grambein, fautore di una letteratura mondiale. Perché la poesia è la prima esperienza di libertà? Why is poetry the first experience of freedom? Libertà. Poetry in many way. La poesia in diversi modi può aiutarti ad uscire dalla gabbia. What's the first cage? Dalla gabbia linguistica, dalla gabbia della società, dalla gabbia di te stesso e dalla gabbia dello spazio. Ultimo appuntamento a Spoltore, area del Belvedere, per l'installazione di una fanciulla scultura monumentale di Franco Summa. Applausi, applausi, dai. No, 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 c'è un rituale.